paese. Quando ho trovato la vicenda di Armando Siri, ne ho chiesto le dimissioni e le abbiamo ottenute. Le dico però una cosa importantissima, cioè se le forze politiche reagiscono subito e mettono fuori i malintenzionati, anche solo quando c'è un'ombra, i malintenzionati non si avvicinano più. Questo è successo negli altri partiti negli anni, quando invece se li tenevano e gli facevano fare carriera, e poi alla fine tutti i malintenzionati andavano lì perché si sentivano protetti. Io non mi aspetto questo dalla Lega, ed è per questo che sono un po' deluso sul caso Siri, perché la potevamo chiudere in 3 ore e ci mettevamo a lavorare su tante cose che dobbiamo fare per gli italiani, il salario minimo, la flat tax, gli aiuti alle famiglie che fanno figli, e invece ci sono volute 3 settimane. Senta, mi sembra un po' eccessivo. Lei però detto questo dobbiamo stare sempre tutti attenti, quindi non è che faccio che voglio fare il detentore della verità, tutti dobbiamo stare attenti, anche nel mio movimento si può sbagliare, ma se si sbaglia vieni messo fuori un secondo dopo, non ti teniamo dentro. Senta, a proposito delle inchieste, lei diceva gli italiani hanno visto queste inchieste da nord a sud, il governatore Fontana è indagato per una cosa comunque minore, ha dato una consulenza a un suo socio di studio, è una cifra molto piccola, Salvini ha detto su 23 miliardi che gestisce 10.000 euro, che saranno mai, e però il tema l'opportunità, l'errore c'è perché non si dà la consulenza proprio collega di studio, no? In una regione come la Lombardia. Lei cosa ne pensa? Avrebbe fatto dimettere il governatore della Lombardia? Io penso che su questo fronte dobbiamo leggerci bene le carte, perché come diceva lei questa è una vicenda minore di un'inchiesta molto più grande in Lombardia che coinvolge addirittura l'Ndrangheta. Quindi è un'inchiesta preoccupante che ha riguardato 2 esponenti di Forza Italia, adesso ci sono delle indagini addirittura sulla fondazione o il think tank di Laura Comi, quindi c'è un'inchiesta molto grande. Come ho sempre detto anche per i miei, in questi casi in cui c'è un atto di un amministratore che nomina un'altra persona, ci leggiamo le carte e poi prendiamo una posizione, ma il tema è un altro. Se questa inchiesta intorno a Siri dovesse allargarsi sulla corruzione, allora è un problema. Vede, io credo che questo governo deve andare avanti per altri 4 anni, dobbiamo fare ancora tante cose, però per farlo dobbiamo stabilire le regole del gioco, e le regole del gioco sono che se c'è l'ombra della corruzione, c'è anche solo l'ombra, quelle persone devono mettersi da parte, perché allora questo paese sta vivendo uno dei momenti peggiori in cui la Tangentopoli non è mai finita e c'è un'emergenza corruzione che non possiamo sottovalutare. Quindi, mi scusi, Fontana deve restare al suo posto? Ho detto che ci dobbiamo leggere bene le carte dell'inchiesta e capire che cosa abbia fatto. L'ho fatto allo stesso modo per i miei amministratori e poi ho deciso. I miei sindaci mi sono letto le carte e ho visto se c'era buona fede o mala fede. Senta, prima di arrivare